Io credo che il tema delle infrastrutture sia un tema nodale per il futuro del Paese, in tutto il Paese, in modo particolare in quella parte del Paese che ne è davvero priva, che è il nostro sud, da Salerno in giù la rete ferroviaria è quella dei tempi dei Borboni, e abbiamo anche bisogno di grandi sbocchi rispetto all'Europa. Allora io credo che si debba uscire dalla propaganda elettorale e si debbano invece affrontare i temi nodali, i tasti nodali per la crescita del Paese, l'innovazione, la ricerca e ovviamente anche le infrastrutture, quelle grandi e quelle medie, di cui il Paese ha assolutamente bisogno. Quindi un confronto chiaro rispetto a temi che riguardano gli italiani e le italiane e che vanno affrontate rispetto a un Paese che ha bisogno di crescere, di svilupparsi, di aprirsi all'Europa, ai mercati internazionali, e che accompagni la qualità del lavoro e la qualità della vita dei cittadini.